Buon pomeriggio a tutti, la seduta è aperta. Invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale. Prego. Processo verbale della seduta del 3 maggio 2023, Presidenza Sergio Costa, Lorenzo Fontana. La seduta comincia alle 15 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 19 aprile del 2023. Si passa allo svolgimento di interrogazione a risposta immediata alle quali rispondono i ministri Ciriani, Urso, Tajani e Valditara. Intervengono i deputati Piccoletti, Zanella, Pastorino, Boldrini, Simiani, Marocco, Cavo, Semenzato, Kerchi, Amato, Amorese, Cangiano. Gadda, Bonetti e Latini. La seduta sospesa alle 16.05 è ripresa alle 16.10. Presidente, da conto delle missioni, si passa alle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo nella precedente seduta sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione numero 1112. Intervengono i deputati della Vedova, Zaratti, Romano, De Monte, Debora Bergamini. Alifano, Ravetto, Bonafè e Messina. La Camera con votazione per appello nominale approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione con conseguente preclusione di tutte le proposte emendative presentate. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Grimaldi, Francesco Silvestri, De Maria e Tassinari ai quali rende precisazioni il Presidente. Si passa allo svolgimento degli ordini del giorno. Intervengono in sede di illustrazione i deputati De Maria. Baccali, Barzotti, Barbagallo, Alfonso Colucci, Girelli, Cappelletti, Berruto, Quartini, Curti, Caso di Sanzo, Carmina, Ferrari, Forattini, Ghio, Reggiani, Iacono, Lai, Malavasi, Manzi, Marino, Sarracino e Scarpa. Sono intervenuti sull'ordine dei lavori i deputati Davide Bergamini e Buon Guerrieri. Il sottosegretario Molteni esprime il parere del governo sugli sull'ordine del giorno. in seguito del dibattito è rinviato alla seduta successiva. La seduta termina alle ore 20.50 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 4 maggio 2023. Grazie, onorevole della vedova. Se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Grazie. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazione e risposta immediata, alle quali risponderanno il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. E la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali. Colleghi, invito tutti, oratori e anche il Governo, al rigoroso rispetto dei tempi, anche in considerazione della diretta televisiva. Quindi, quando udirete lo scampanellio, significherà che avete ancora un minuto a disposizione. La prima interrogazione. È la numero 3382 presentata dal deputato Borrelli, ha ad oggetto implicazioni conseguenti al progetto di riforma dell'autonomia differenziata sul divario socio-economico tra nord e sud del Paese in relazione all'utilizzo del criterio della spesa storica per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Deputato Borrelli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Signor Ministro, nell'ambito della proposta di riforma governativa che definisce i principi per l'attribuzione alle regioni a Statuto Ordinario di ulteriori forme di autonomia, l'articolo 1 affida ad una cabina di regia il compito di determinare i LEP, che sarebbero i livelli essenziali delle prestazioni. Il procedimento di ricognizione e determinazione dei LEP dovrà avvenire ad invarianza di eh, finanza, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati. Però, il 23 novembre 2022, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, nel rispondere alla Camera dei Deputati ad interrogazione a risposta immediata, dichiarava che sostanzialmente la distribuzione delle risorse per le altre regioni o altre aree del Paese non incide sui fondi per equativi. Nessuna regione potrà ricevere meno risorse rispetto a quelle attuali. Nessuna regione potrà riceverne di più. Sotto il profilo finanziario, come confermato dal governo, resisterebbe quindi ancora nel trasferimento delle risorse economiche alle singole regioni il criterio della spesa storica, disattendendo in tal modo qualsiasi prospettiva di riallineamento. Tra il nord e il resto del paese, in comparti cruciali come la sanità e l'istruzione. Chiedo come intenda procedere nell'ambito delle sue competenze per evitare che l'autonomia differenziata come delineata al governo, anteponendo il criterio della spesa storica alla determinazione dell'EP, delle, acquisca il divario tra il nord e il sud del paese. Ministro per gli affari europei, il Sud e le politiche di coesione, il PNRR, Raffaele Fitto, ha facoltà di rispondere. Prego, ministro. Grazie, presidente. L'articolo 1 della legge di bilancio 2023, commi 791 e 801, ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, ha individuato un procedimento diretto a consentire una rapida determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Il disegno di legge governativo recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario è attualmente all'esame del Senato, nell'integrare il procedimento definito dalla legge di bilancio, mediante il pieno coinvolgimento del Parlamento nelle determinazioni dell'EP, dei relativi costi e fabbisogni standard, regolamenta le modalità attraverso cui si può pervenire all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Quanto al rapporto tra la determinazione dei LEP e la sottoscrizione delle intese tra Stato e Regioni per l'attuazione del citato articolo 116, terzo, entrambi i provvedimenti stabiliscono chiaramente che alla determinazione dei LEP è normativamente subordinata l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Quanto all'utilizzazione del criterio della cosiddetta spesa storica come parametro da utilizzare per il trasferimento delle risorse in favore delle regioni che sottoscrivono le intese, né la legge di bilancio 2023 né il disegno di legge governativo contengono una previsione in tal senso. La ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme delle materie, è da effettuarsi a cura della cabina di regia e funzionale a valutare l'ammontare delle risorse attualmente destinate all'esercizio delle funzioni potenzialmente interessate. Sia la legge di bilancio sia il disegno di legge sono sul punto molto chiari. In base alla legge di bilancio la cabina di regia predispone con il supporto di un comitato tecnico scientifico presieduto dal professor Cassese composto da 61 membri individuati tra eminenti costituzionalisti, amministrativisti ed economisti ed esponenti delle istituzioni e che proprio ieri ha iniziato la propria attività uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio. Dei ministri. L'articolo 4,1 del disegno di legge stabilisce che il trasferimento delle funzioni con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie concernenti le materie e gli ambiti di materie riferibili alle LEP può essere effettuato soltanto dopo la determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni. Qualora poi dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore di detti provvedimenti legislativi. Dunque, non nessun incremento dei divari territoriali per effetto dell'attuazione dell'autonomia differenziata ma pieno rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale. Ulteriormente rafforzato dall'inserimento nel citato disegno di legge di due disposizioni. Articoli 8. ...comma terzo e nove che evidenziano, non in modo casuale, la neutralità finanziaria dell'intesa rispetto alle regioni che non siano parte delle stesse e che ribadiscono in modo altrettanto non casuale la garanzia del finanziamento delle iniziative e degli interventi finalizzati proprio ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119 terzo, quinto e sesto comma della Costituzione. Grazie Ministro. La facoltà di replicare. Il deputato Borrelli, due minuti, prego. Grazie Presidente. Questa cartina... Rappresenta l'Italia. Questo è un lavoro che ha fatto la Camera dei Deputati. In questa cartina tutte le regioni del sud Italia sono rosse o quasi rosse. Questa cartina determina, secondo il Census, la desertificazione territoriale di abitanti che c'è stata nel Mezzogiorno negli ultimi dieci anni, ma possiamo dire che è partita da prima. Basti pensare che. Per dare un dato, il sud d'Italia ha un segno meno univoco in tutte le regioni e il segno meno è anche nei livelli essenziali di prestazione. E questo segno meno invece diventa un segno più in altre regioni come ad esempio la Lombardia. Se noi continueremo ad andare in questa direzione. Noi divideremo ancora di più il paese e stiamo costruendo un recinto discriminatorio nel mezzogiorno. Mi riferisco in particolare, mi rivolgo in particolare al ministro Fitto tramite lei, perché è un uomo che del mezzogiorno e della Puglia. Lasciare indietro il mezzogiorno, come sta avvenendo, perché di fatto non c'è, anche secondo i dati del sole 24 ore, tutte le province, quindi amministrate da qualsiasi parte politica del mezzogiorno, risultano nella parte bassa. Del, della graduatoria. Questo significa o sono tutti sbagliati gli amministratori destra, sinistra, centro, oppure questa enorme discriminazione che tutti i costituzionalisti, tutti gli esperti, aspettiamo pure i dati della cabina di regia, parlano di un paese spezzato e eh, in mezzogiorno e in condizioni difficilissime, l'autonomia differenziata secondo tutti gli esperti porterebbe ad un ulteriore divario pericoloso, oltre che a un'idea di nazione o paese non più unito ma diviso. Grazie, onorevole Borrelli. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati D'Alessio ed altri, che ha ad oggetto iniziative di competenza per l'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo, con particolare riferimento al CIS Grande Salerno. Il deputato D'Alessio ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego. Grazie Presidente. Signor Ministro, ben sappiamo che la funzione della coesione territoriale è quella di garantire uno sviluppo equilibrato e organico al nostro Paese. Abbiamo molte zone del Sud che pur avendo grandi potenzialità scontano ritardi e gap in termini di infrastrutture, di valorizzazione delle risorse esistenti e di sviluppo occupazionale. Grandi aspettative sono riposte nel CIS, nei CIS, ovvero nei contratti istituzionali di sviluppo. Ad esempio il CIS Grande Salerno è composto da 250 progetti, ma anche in altre zone del sud ci sono aspettative. Mi riferisco ad esempio alla zona di Bagnoli, a quella di Taranto, a quella Brindisi Legge, alla Baraccopoli di Messina. Sembra essersi verificato uno stallo rispetto a proposte progettuali di comune denti messe in campo dal Ministero nella scorsa legislatura. La domanda è quali iniziative si intendono assumere per sbloccare i contratti istituzionali di sviluppo attualmente fermi. Al fine di giungere a una fase operativa. Il riferimento in particolare al CISALERNO ma anche a quello di altre zone. Grazie. Grazie a lei. Il Ministro per gli Affari Europei, il Sud e le Politiche di Coesione, il PNRR, Raffaele Fitto, ha facoltà di rispondere. Prego Ministro. Grazie Presidente. I contratti istituzionali di sviluppo costituiscono una modalità di attuazione dell'azione pubblica per investimenti in conto capitale finalizzata ad accelerare i tempi di realizzazione di grandi opere infrastrutturali. I CIS sono stati introdotti nel nostro ordinamento con l'articolo 6 del decreto legislativo numero 88 del 31 maggio 2011 come strumento di attuazione rafforzata di interventi in particolare strategicità e complessità finanziate con le risorse delle politiche di coesione. Nel 2012, infatti, furono finanziati tra i principali CIS quattro CIS infrastrutturali sul settore ferroviario e viario per importi superiori ai 14 miliardi di euro. A partire dal 2016 il CIS è stato utilizzato come strumento di attuazione rafforzata di interventi da realizzare in alcune aree di rilevante, di rilevante interesse nazionale, CIS Taranto e CIS Materia, Matera. A partire dal 2018 ai CIS è stato attribuito il valore di uno strumento di programmazione che si è sovrapposto a quelli già previsti, programmi operativi nazionali e programmi di sviluppo e coesione. Dunque, nel corso degli anni è venuto meno la funzione e la strategicità dei CIS, che sono divenuti uno strumento mediante il quale erogare poche centinaia di milioni di euro a favore di interventi di piccola o modesta dimensione. Inoltre il mutamento di funzione dei CIS ha impedito di poter utilizzare tale strumento per accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse delle politiche di coesione. In sostanza si è deciso di assegnare le residue risorse non ancora programmate pur in assenza di una specifica progettualità, piuttosto che assumere iniziative finalizzate a sbloccare interventi finanziati in alcun modo avviati. Infatti i 15 CIS territoriali attualmente sottoscritti, a fronte di 3 miliardi di euro di risorse, presentano un livello di spesa del 16,26% in linea con il livello di spesa dei fondi di sviluppo e coesione 2014-2020. Quanto al cosiddetto CIS Grande Salerno, si tratta di un'iniziativa assunta nel mese di maggio del 2022 dal precedente Governo, relativamente al territorio della provincia di Salerno. Gli enti territoriali interessati hanno inviato il numero 221 proposte progettuali, per un fabbisogno finanziario pari complessivo a circa 1 miliardo 820 milioni di euro. Il 74% delle proposte, Proposte inviate sono risultate prive di progetto, pari al 42,7%, oppure corredate da meri progetti di fattibilità, il 26,4% delle proposte inviate, e dunque da un livello di progettazione del tutto preliminare. Sempre nel 2022, alla fine del mese di luglio, veniva assunto dal precedente esecutivo l'iniziativa CIS Acqua Bene Comune. In risposta alla quale sono pervenute 3.271 proposte di intervento da parte di circa 1.324 enti, per un fabbisogno di investimenti di oltre 25 miliardi di euro. Anche in questo caso molte delle proposte inviate, il 67%, sono risultate o prive di livello progettuale, il 27%, o corredate da meri progetti di fattibilità, il 35%, e dunque da un livello di progettazione del tutto preliminare, oppure sprovviste dell'indicazione del livello progettuale disponibile, il 5%. In merito alle iniziative che si intende assumere in materia di CIS, l'intenzione del governo è quella di rafforzare l'attività a supporto dei beneficiari dei contratti già sottoscritti, al fine di realizzare concretamente tutti gli interventi finanziati ed assicurare l'effettivo impiego di tutte le risorse ad essi assegnati Più in generale, l'intenzione è quella di rilanciare e promuovere lo strumento del CIS anche mediante l'aggiornamento della sua disciplina nell'ambito delle iniziative assunte dal Governo a partire dal decreto legge 13 del 2023 per rendere finalmente più efficiente e, e razionale la programmazione e gestione delle risorse relative alla realizzazione dei progetti per la coesione territoriale. Grazie, Grazie Ministro, a lei la facoltà di replica. Deputato D'Alessio. Grazie. Grazie. ministro, temevo per la verità una risposta un po' evasiva o non soddisfacente in pieno. È chiaro che ci sono degli step. Gli step vanno seguiti, rispettati, ma c'è una volontà del ministero che va espressa in termini positivi o negativi. La delusione non è la mia, ma quella dei cittadini, dei nostri territori, delle nostre comunità che continueranno ad aspettare, speriamo non invano. Il Cis Grande Salerno ha una serie di progetti come lei confermava in particolare per tutta la provincia si tratta di ponti, strade, strutture sportive, parcheggi, ristrutturazione di edifici pubblici fatiscenti, parchi e chi più ne ha più ne metta. Alcuni hanno una progettualità più definita, altri meno, ma sono progetti che vanno seguiti. Probabilmente il Governo e il ministero faranno altre scelte che, per carità, sono legittime, ma che deluderanno chi ha immaginato la realizzazione di quei progetti e ci ha lavorato per il bene dei territori perché si verificherebbero effetti positivi su più livello riqualificazione dei territori, ricaduta occupazionale, momento alto di coesione territoriale e di sviluppo per le nostre comunità. Sono in attesa tante amministrazioni e non importa il colore politico di esse, mi creda. né in questo momento esprimo doianze di una parte politica, esprimo delusione ma preoccupazione dei territori che aspettano e che hanno diritto a questo tipo di attenzione. Delusione ma anche speranza che invece lei possa cambiare passo e imprimere un'accelerazione, perché c'è un'aspettativa ma c'è anche un lavoro alle spalle. Sono state versate risorse, una progettualità impegnata delle professionalità, c'è stata una fase di studio, di individuazione delle esigenze, di predisposizione dei progetti, a volte anche sforzi di coordinamento tra piccoli comuni che si sono consorziati per il progetto comune di un'area. Non è giusto vanificare tutto ciò, noi continueremo a seguire la tematica così come... Si badi bene, non possono essere depotenziate le aspettative e le risorse previste per legge circa il fatto che il 40% delle risorse del PNRR deve essere destinato al Sud. Su questo non bisogna distrarsi, noi non ci distrarremo. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Foti ed altri che ha ad oggetto iniziative volte a potenziare lo sviluppo infrastrutturale del Paese con particolare riferimento ai, colleghi, ai, scusate, ai collegamenti ferroviari. Il deputato Lampis ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui ecco firmatario. Prego onorevole. Grazie Presidente. Con questa interrogazione il gruppo di Fratelli d'Italia vuole ribadire che assegna priorità rilevante alle esigenze di potenziamento e a modernamento delle infrastrutture di collegamento, in particolar modo alla rete ferroviaria ferrovia nazionale, anche alla luce purtroppo dei recenti guasti che si sono verificati sul territorio nazionale, non da ultimo quello che ha creato numerosi disagi ai viaggiatori, soprattutto nella tratta che da Roma porta a Milano. Non può esistere un Italia moderna è pronta alle sfide della modernità nel momento in cui questo tipo di infrastrutture non sono all'altezza delle aspettative della nostra nazione. Noi non possiamo continuare lungo il solco degli errori della mancata programmazione politica dei governi della sinistra, più o meno recenti di questi, di questi anni. E quindi chiediamo da questo punto al signor Ministro di conoscere quale programmazione politica intenda mettere in campo il Governo eh, per poter mitigare. Eh, possibilmente ridurre questo tipo di disagi. Grazie. Grazie, ascoltiamo la risposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Prego, Ministro. Grazie. Eh, la risposta sarà alla prima e alla seconda interrogazione che sono sullo stesso tema. Quindi... Eh, no, Ministro, in realtà dovremmo rispondere intanto solo alla prima, poi alla seconda. No, sto persona. dicendo che... Eh, il tema è uguale e quindi invito gli interroganti a fermarsi anche in occasione della seconda risposta perché andrà ad integrare quanto... Nel non si tempo. muove nessuno, ministro. Tutti no, no, siamo in democrazia, se uno vuole uscire <ride> no, esce. Era no. solo un, un consiglio no. sul, sulla risposta. Prego, non volevo rubare tempo anche perché i secondi sono contati. Eh, mi è assolutamente chiaro che lo sviluppo ferroviario è al centro e la manutenzione ordinaria e straordinaria vanno recuperate dopo anni evidentemente, stanti i risultati, di non particolare attenzione. Il contratto di programma destina complessivamente 17 miliardi di euro per questa manutenzione ordinaria straordinaria, a cui si aggiungono i 24 miliardi di euro PNRR per lo sviluppo della rete ferroviaria che per quanto di competenza del mio Ministero, io rispondo per quello che, che posso fare io, non per quello che possono fare altri, abbiamo come obiettivo di spendere fino all'ultimo centesimo di euro i soldi del PNRR che sono in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In particolare l'obiettivo è la piena realizzazione dei corridoi europei TNT. Io ricordo a me stesso e agli interroganti che l'alta velocità riguarda circa il 20% dell'utenza. Il restante 80% di italiani normali viaggia su intercity, treni regionali o treni locali su cui verranno destinate tutte le risorse adeguate e necessarie. Altrettanto fondamentale è la messa in sicurezza con l'estensione a ben 3.400 km di linea ferroviaria del sistema di sicurezza e segnalazione ERTMS. Il potenziamento dell'alta velocità riguarderà anche zone eh, al momento, sentivo parlare di mezzogiorno, non raggiunte, Napoli-Bari in corso di eh, lavorazione, alla fine ci saranno due ore di tempo di percorrenza Napoli-Bari e ad alta velocità completata tre ore Roma-Napoli-Bari. Come dicevo però è fondamentale intervenire sulle reti regionali, interregionali e sui nodi ferroviari, ad esempio lunedì di settimana prossima, non dell'anno prossimo, sarò a Firenze, dove sono verificati parecchi degli ultimi disguidi per dare il via finalmente entro l'estate ai lavori del passante ferroviario di Firenze. Quindi in sei mesi i miracoli non se ne fanno, ma conto che si stia notando il cambio di passo a piedi e soprattutto in treno. Grazie Ministro. La facoltà di replicare il deputato De Ida. Prego Presidente De Ida. Grazie Presidente, grazie Signor Ministro. Siamo sicuramente soddisfatti come Fratelli d'Italia della sua risposta, ma siamo soddisfatti soprattutto dell'azione del suo Ministero e anche del Governo. Dopo anni in cui le ferrovie sono state abbandonate a se stesse, perché questi incidenti non sono frutto del, del caso, ma sono frutto proprio della mancata manutenzione e dei mancati investimenti, ma ci siamo resi conto anche col lavoro di Commissione, di tutta anche la maggioranza, ma anche dell'opposizione, che in questi anni, per esempio, una sola dorsale, che è quella che è super sfruttata per alta velocità da Milano a Roma, non può ovviamente è restare da sola perché poi manca una dorsale tirrenica una Adriatica e poi mancano quelle tratte come ha detto l'Inter regionali, quella che passa a Perieti quella che passa alla Pontremolese quella che manca comunque devono collegare la fascia adriatica a quella tirrenica e non ricordiamoci delle isole la Sicilia ma anche la Sardegna dove mancano gli investimenti da anni e nonostante a volte si è sbagliato perché si è investito a comprare inutili e costose carrozze invece di intervenire sulle linee che ormai sono non e anche risalente all'Ottocento. Quindi grazie, noi saremo al vostro fianco. Lunga vita a questo Governo e alla sua azione. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Baldino ed altri, che ha ad oggetto intendimenti in ordine alle priorità della politica infrastrutturale, con particolare riferimento al miglioramento delle infrastrutture presenti nel Mezzogiorno. Vedo già pronto il deputato Francesco Silvestri, che è cofirmatario e che ha facoltà di illustrare l'interrogazione. Prego. Grazie Presidente. Ministro, per prima cosa ci tengo a farle i complimenti per aver partecipato alla posa della prima pietra di un'opera, la Dica Forania di Genova, il cui bando è stato annullato dal Tar. Questo la dice lunga sulla contezza che lei ha sulla materia gestita dal suo Ministero. Le dico anche che da un'intervista letta sulla stampa ieri. Io ho avuto l'impressione che il vero ministro delle infrastrutture abbia una V in meno, non sia lei Salvini, ma Salini, cioè il futuro costruttore del ponte sullo stretto, che ha scoperto, pensi la casualità alle volte nella vita, che eh, nell'arco di sette giorni il costo dell'opera è letteralmente raddoppiato. E lei stamattina ha bellamente detto che state investendo circa 30 miliardi di euro. Eh, collegamenti fra Calabria e Sicilia. Ora, io vorrei segnalarle che nel DEF, cioè il documento dove si fa una programmazione economica, quello che avete approvato, anzi riapprovato perché non siete venuti a lavorare, ehm, sono previsti solo 36 milioni, cioè lo 0,1% di quello annunciato chiudo dicendo che in questi anni si è parlato per 40 anni sul ponte dello stretto e l'unica ehm, cosa che ha portato sono arrendite finanziarie delle persone che lo dovevano gestire quindi ministro le chiedo se intanto intenda invertire la rotta del suo ministero puntando sulle opere veramente utili alla sicurezza delle persone che le attraversano e soprattutto le chiedo e concludo di smetterla di sparare numeri, reiteratamente cifre, milioni, euro, rubli, il cui unico effetto reale è quello di far volare le azioni di poche noti. Grazie. Signor Ministro Matteo Salvini, ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro. Sì, io avevo un'interrogazione su, sul ponte crollato in, lo, in località Longobucco. Se, e, e su questo io posso dare una risposta perché per educazione io chiedo agli uffici di rispondere alle domande che mi vengono fatte. Se dobbiamo eh, riportare in vita l'epopea dei nodi Toninelli, allora quella è un'altra un puntata della trasmissione. Quindi... Mi spiace per i cittadini calabresi che in base a quello che lei avrebbe potenzialmente raccontato meritavano una risposta che io vado a dare lo stesso, visto che è un ponte inaugurato dieci anni fa, costruito e preso in carico da ANAS, che voglio ringraziare perché ha dimostrazione che il sistema di allerta funziona, l'ha chiuso per tempo evitando morti e feriti, però fanno bene gli inquirenti a indagare perché qualcosa evidentemente nella costruzione di quel ponte non ha funzionato. Ricordo che i numeri li manderò sulla sua casella mail, come ne ho parlato con i sindacati questa mattina, vedono fra ANAS, RFI, fra opere in corso, opere in avvio nel 2023 e manutenzione in corso, in avvio. 48 miliardi di euro di investimenti su tutto il territorio nazionale. Se avessero prevalso le logiche dei no-TAV, no-TAP e no a tutto il resto del mondo, staremmo spendendo zero. Io sono stato votato per avviare i cantieri, per sbloccare i cantieri e opere pubbliche. Ultima riflessione, perché nella sua interrogazione si giustamente puntava il dito su una mancata manutenzione delle migliaia di ponti, viadotti e gallerie degli ultimi anni, vero e noi stiamo lavorando giorno e notte per una ricognizione di queste migliaia di infrastrutture ricordo i cognomi dei cinque ministri che mi hanno preceduto Giovannini, De Micheli Toninelli, Del Rio e Renzi. Ora in sei mesi posso far miracoli, però recuperare dieci anni di poco e nulla mi è difficile. Buon lavoro Grazie Ministro a facoltà di replicare l'Onorevole Baldino ricordo soltanto che l'interrogazione su sei capoversi ne ha cinque sul Longobucco Poi ovviamente. Eh, voi articolate come volete. Prego, onorevole Baldino. Sì, grazie Presidente. Perché le immagini del ponte Ortiano 2 a Bucco sulla Sila Mare. Hanno fatto il giro del mondo. Io quel ponte l'ho percorso tante volte, però nelle stesse ore voi. Vi apprestavate ad approvare, a finanziare per 7 milioni di euro una campagna pubblicitaria, cioè propaganda? Sul ponte sullo stretto pensiamo che per completare la silamare di milioni ce ne vogliono 22, quindi voi spendete un terzo per una campagna social. Però guardi Ministro, le veniamo in soccorso la campagna sul ponte sullo stretto. Gliela facciamo noi, gliela facciamo gratis. Ad esempio diciamo gratis ai cittadini quanto, quanti sono i veri costi di questo ponte sullo stretto. Quando l'opera è stata bloccata costava 8 miliardi. Oggi costerebbe, secondo le sue stime, 15 miliardi. Pensiamo che per completare la statale 106 e, fa, e consentire ai calabresi di raggiungere veramente Reggio Calabria poi per percorrere questo ponte immaginario ce ne vorrebbero 13 di miliardi. Quindi eh, vi informiamo gratis anche sullo stato delle infrastrutture in Calabria. Ad esempio, vi informiamo gratis che uno studente dell'entroterra per raggiungere la scuola più vicina percorre in media 60 minuti, o un'ambulanza per raggiungere un paese dell'entroterra a prestare soccorso impiega in media 45 minuti. Queste informazioni ve le diamo gratis perché, evidentemente, voi non lo sapete perché in Calabria ci venite soltanto a fare passerelle e a raccogliere qualche voto, a parlare promettendo mari e monti, anzi ponti ponti immaginari, perché quelli reali poi crollano sotto i nostri occhi perché le vere cifre, visto che lei ha dato i numeri poi questo 48, devo dire che vi perseguita le vere cifre le avete messe voi nel DEF, le vere cifre sono queste di opere, tolta la statale ionica, di opere pubbliche nella regione Calabria avete impiegato soltanto, avete destinato soltanto 36 milioni, quindi di cosa stiamo parlando? Diciamo la verità ai cittadini calabresi che sicuramente ci stanno guardando Dando, vorremmo, e poi speriamo che conclude, dica vorrei... loro come intenda ricostruire questo ponte che è caduto lasciando un intero paese isolato. Quindi, Ministro Salvini, le diciamo questo. Le infrastrutture sono una cosa seria, con le infrastrutture non si scherza, anzi non si gioca, quindi se ci vuole giocare, ti facciamo un favore, guardi. No, no, Giochi no, dai, con questo, Ministro. No, no, Baldino, dai, ringrazio. E lasci stare il suo ministero. La ringrazio, Onorevole Baldino. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Molinari ed altri che ha ad oggetto investimenti programmati e iniziative in relazione al miglioramento dell'efficienza della rete ferroviaria. Il deputato Barabotti ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego. Grazie Presidente. Signor Ministro, l'Aula mi dovrà perdonare perché io sono un parlamentare modesto, non sono uno di quei fenomeni del movimento 5 stelle che utilizzerà il tempo in diretta televisiva per fare becera propaganda politica noi siamo qui per offrire un servizio ai cittadini e allora vado al punto della mia interrogazione purtroppo nelle settimane scorse come sa si sono verificati degli incidenti che ci inducono a riflettere sulla manutenzione e che ci preoccupano per diversi motivi perché gli incidenti che hanno riguardato il nostro sistema ferroviario hanno ovviamente tagliato per certi momenti l'Italia a metà e perché la concentrazione di tali incidenti ovviamente sta in Toscana, dove questo genere di fattori, diciamo così, rievocano alla mente la strage che si è verificata a Viareggio. Tali incidenti testimoniano tante criticità, la presenza che non dobbiamo sottovalutare, probabilmente dovute alla manutenzione degli impianti di circolazione spesso obsoleti. Ora non possiamo pretendere che il governo abbia la bacchetta magica, ma siamo consapevoli che l'attenzione del suo Ministero su questo fronte è assolutamente importante e che esiste la consapevolezza che un Paese che senza efficaci strutture. E infrastrutture di trasporto eh, non può competere, non può crescere, non può dare benessere ai suoi cittadini. Grazie. E quindi le chiediamo quali investimenti sono già programmati e quali ulteriori iniziative intende adottare per migliorare l'efficienza e la sicurezza della nostra rete ferroviaria. Grazie. Grazie. Sentiamo la risposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Prego. Grazie per la precisione della domanda, a cui vedrò di essere altrettanto preciso nella risposta. Nel contratto di programma con RFI... Per manutenzione ordinaria e straordinaria ci sono 17 miliardi di euro stanziati. Per l'intero contratto di programma fino al 2026 per investimenti sulla rete ferroviaria alta velocità treni regionali e interregionali sono a bilancio 120 miliardi. Per il PNR, per infrastrutture moderne sicure, digitalizzate e sostenibili, sono a bilancio altri 25 miliardi. Vado nel dettaglio di 4-5 interventi, altrimenti potrei star qua e ci starei molto volentieri in mezzogiornata. Realizzazione del passante alta velocità di Firenze, atteso non so da quanto tempo, opera dal costo di 2,7 miliardi di euro interamente finanziata che eliminerà l'interferenza tra i treni ad alta velocità e quelli regionali. Sarò sul posto lunedì. Alta velocità brescia padova sono già stato alla Galleria di Lonato, abbiamo provveduto ad aggiornare il fabbisogno dell'attraversamento ferroviario della città di Vicenza. Parliamo di investimenti del valore complessivo di oltre 10 miliardi. Collegamento Orte-Fargonara-Tirreno-Adriatico. Si è conclusa nei giorni scorsi la conferenza di servizi che ha dato l'ok ok al raddoppio in territorio marchigiano tra Genga e serra San Quirico, individuato come prioritario dal valore di 631 milioni di euro entro la metà di giugno potrà essere bandita la gara. Ancora programmato e finanziato il raddoppio e l'elettrificazione della ferrovia Empoli-Siena con 300 milioni di euro e inserimento del quadruplicamento della Pisa-Empoli nel contratto di programma affinché sia finalmente progettato e realizzato. Poi per ribadire la necessità di colmare il divario infrastrutturale del sud e in particolare della Sicilia, è bene ricordare l'investimento già finanziato e già in corso, basta visitare i cantieri, per la velocizzazione della Palermo Catania Messina del valore di 11,8 miliardi di euro. Questa è la realtà dell'Italia dei sì. I signor no di professione, secondo me, non aiutano il paese. Grazie ministro. ha facoltà di replicare il deputato Barabotti. Due minuti, prego. Grazie signor ministro. La Sua risposta è pienamente soddisfacente e direi anche pienamente rassicurante per gli italiani. Almeno gli italiani che vogliono un'Italia competitiva e protagonista, un po' meno per quelli che vogliono un'Italia per i fautori della, crescita, della decrescita felice e protagonisti dell'Italia del no. Le linee di azione che il Ministro ci ha illustrato sono coerenti con una strategia di sviluppo globale ed integrata, non solo velocità ma anche sostenibilità, affidabilità, intermodalità e sicurezza. Parole che nel vocabolario della Lega sono elementi chiave per un trasporto efficace e che guarda al futuro. La potenza in fuoco, di fuoco messa in campo dal Ministro Salvini per far fronte a queste sfide è importante. Non tornerò sui numeri che il Ministro ha citato, ma come dice una famosa frase, la potenza è nulla senza controllo. E quindi voglio ribadire che grazie al nuovo codice degli appalti, al suo approccio pragmatico, al suo lavoro quotidiano quotidiano siamo all'alba di un'importante stagione per i collegamenti del nostro Paese e per il nostro futuro. Ho parlato di pragmatismo, ma lasci, mi lasci dire, Presidente, che eh, il particolare del Ministro Salvini ha vinto un male atavico di questo Paese. Quante volte abbiamo visto progetti strategici persi nei meandri dei Ministeri col modificarsi delle maggioranze parlamentari? Troppi. Vogliamo parlare del ponte sullo stretto, vogliamo parlare appunto anche della passante alta velocità e la stazione alta velocità di Firenze che col Movimento 5 Stelle sarebbero finiti una volta per tutte in soffitta. Ecco che vediamo finalmente un approccio non solo concreto ma anche serio sul piano istituzionale. E proprio sulla un approccio di chi è consapevole che le grandi sfide e le grandi infrastrutture si realizzano facendo sistema con l'intero Paese, lasciando da parte i comitati che si oppongono a tutto e lavorando con costanza, impegno quotidiano e anche presenza fisica. E proprio sulla presenza fisica mi lasci, Presidente, ringraziare, concludendo, il Ministro Salvini che il 15 maggio, lunedì prossimo, sarà a Firenze. Per avviare i lavori del passante ferroviario a Alta Velocità di Firenze, un'opera attesa da tantissimo, troppo tempo, e che collegherà finalmente in modo più efficace nord, centro e sud del Paese. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Tenerini ed altri, che ha ad oggetto iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile. La deputata Tenerini ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Un minuto, prego. Grazie Presidente, buonasera Ministro Calderone. Il quadro di insieme del mercato del lavoro italiano risulta particolarmente complesso, scontando dal passato dati sull'occupazione preoccupanti, soprattutto in riferimento alle giovani generazioni. Il report ISTAT relativo a occupati e disoccupati pubblicato lo scorso 3 maggio registra variazioni incoraggianti, fotografando nel mese di marzo 2023 un aumento degli occupati rispetto al mese precedente ed una corrispondente diminuzione del tasso di disoccupazione. Tra gli indicatori da monitorare appare assai rilevante quello relativo al numero di inattivi. cresciuto Significativamente negli ultimi anni, quale vero e proprio allarme occupazionale. La tendenza positiva rilevata dall'Istat nel primo trimestre di quest'anno appare confermata anche in riferimento agli inattivi, di cui emergono dati favorevoli sia su base annua sia nel confronto tra il primo trimestre del 2023 e l'ultimo trimestre del 2022. Confrontando i due trimestri si osserva un incremento dello 0,6% delle persone in cerca di lavoro e al contempo una diminuzione degli inattivi intorno all'1%. La situazione dei cosiddetti NIT, ovvero i soggetti che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studio e di formazione merita particolare attenzione, anche tramite interventi che aiutino a rendere strutturale il sud suddetto trend occupazionale favorevole. Considerando che è stato pubblicato in cazzetta ufficiale lo scorso 4 maggio 2023 il decreto legge numero 48-2023 in materia di lavoro, si interroga il Ministro per sapere quali iniziative, anche normative, il suo Ministero ha già intrapreso e intende assumere al fine di incrementare ulteriormente i livelli occupazionali, combattere la disoccupazione giovanile e favorire. L'attivazione dei cosiddetti soggetti NIT. Bene, mentre lei prende fiato, la ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, le risponde. Prego, ministro. Grazie signor presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti perché il quesito mi consente di evidenziare i recenti interventi normativi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di incentivi all'occupazione giovanile e lotta alla disoccupazione. A riguardo devo ricordare che secondo i dati pubblicati dall'Istat nel rapporto Benessere equo e sostenibile in Italia 2022 la percentuale dei cosiddetti NEET, cioè di quei ragazzi di età compresa tra i 15 e 29 anni che non lavorano non frequentano alcuna scuola e non sono impiegati neppure in uno stage o in un tirocinio si è attestata intorno al 19% e le regioni del mezzogiorno registrano la percentuale più alta e preoccupante di giovani inoccupati. Nella consapevolezza della difficoltà in cui versa il mercato del lavoro e proprio al fine di incoraggiare e sostenere l'occupazione giovanile lo scorso 4 maggio è stato pubblicato il decreto legge otto 2023 cosiddetto decreto lavoro che prevede all'articolo 27 riconoscimento per i datori di lavoro privati di un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per le nuove assunzioni effettuate dal 1 giugno al 31 dicembre 2023 di giovani inoccupati fino a 30 anni che siano registrati al programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani. Questo sostegno è peraltro riconosciuto nella misura del 20% se cumulato con altre esoneri ricontributive e riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. La norma in questione prevede che il beneficio in esame possa essere applicato alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione e al contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. La previsione del decreto permette di utilizzare e riprogrammare per il 2023 e il 2024 oltre 800 milioni di euro di fondi europei in linea con le misure a sostegno dell'occupazione giovanile il ministero per il tramite dell'AMPAL, è titolare del programma nazionale Giovani Donne Lavoro 2021-2027 cofinanziato dall'Unione Europea con investimento complessivo di circa 5 miliardi di euro e ha l'obiettivo di sostenere e garantire interventi di politica attiva tesi a migliorare l'occupazione e più in generale incontro tra domanda e offerta di lavoro. Nello specifico circa 2,8 miliardi di euro della dotazione finanziaria complessiva del programma nazionale sono destinate a garantire l'occupazione giovanile, stimolando e incentivando quindi la creazione di posti di lavoro sia di natura dipendente che autonoma. L'obiettivo di lungo periodo dichiarato è la riduzione del tasso di NIT al 9%. Aggiungo anche l'importanza di dare continuità al servizio civile universale che coniuga l'obiettivo di sostenere la partecipazione attiva dei giovani nella società all'opportunità di fare esperienza e acquisire competenze utili per il successivo ingresso nel mercato del lavoro. È prevista infine anche l'adesione all'iniziativa della Commissione europea a che al fine di integrare e rafforzare le azioni a favore dei NIT contempla percorsi di mobilità transnazionale orientati all'inclusività sociolavorativa. Questo intervento sarà rivolto ai giovani più svantaggiati tra i 18 e i 30 anni e sarà attuato tramite percorsi indirizzati prioritariamente a coloro che presentino specifiche fragilità, disoccupati di lunga durata, con scarsi risultati scolastici, con competenze professionali insufficienti provenienti da contesti migratori o con disabilità. Grazie. Grazie onorevole Tenerini. Due minuti per la repica, prego. Caro Ministro, la ringrazio veramente per la sua risposta. Non posso che apprezzare notevolmente l'operato di questo Governo che cerca di affrontare una problematica delicata che in Italia, più che in altri paesi europei, coinvolge i nostri giovani. Gli scorsi governi si sono già scontrati con il problema e hanno provato ad affrontare il fenomeno dei NIT attuando politiche che però, ahimè, fino ad oggi si sono sempre rilevate poco efficaci, come il piano NIT Working del 2019. Ovviamente per contrastare un fenomeno del genere c'è bisogno di un piano di lungo corso come questo governo e il suo di Castero, signora Ministra, sta affrontando. Tale piano però non può raggiungere efficacemente i risultati sperati senza l'avvio di un programma di ristrutturazione economica e sociale che ha come punto fondamentale finanziamenti alla scuola e all'università per evitare il fenomeno della dispersione scolastica, fenomeno ovviamente legato a doppio filo con quello dei NIT. Occorre scommettere sui giovani come questo governo effettivamente sta facendo ed accompagnarli in modo intelligente nel mondo del lavoro. Importante infatti è l'intervento nel decreto lavoro che vede l'incentivo per datori di lavoro privati fino al 60% di sgravio per le assunzioni dal 1 giugno al 31 dicembre 2023. Queste sono politiche attive del lavoro che fino ad oggi purtroppo però si sono rivelate a volte anche fallimentari, soprattutto per quell'accanimento terapeutico che si è voluto dimostrare in favore dei centri dell'impiego, che non possono diventare l'unica soluzione al tentativo di far incontrare domanda e offerta. Bene infatti il programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro che prevede 5 miliardi per politiche attive per facilitare appunto l'incontro tra la domanda e l'offerta del lavoro. Bene anche la continuità del servizio civile universitario che serve per far diventare i giovani cittadini più attivi e partecipativi alla vita del governo e farli rincontrare con il mondo attivo del, del, del lavoro il cambio di passo potrebbe essere offerto invece anche dalla valorizzazione di esperienze già presenti, ma non solo dobbiamo procedere a passo spedito per raggiungere obiettivi importanti come la parità di genere perché purtroppo le che tra i need è altissima la percentuale delle donne l'inclusione sociale, il contrasto alla povertà e al lavoro nero ovviamente da un punto di vista economico l'ultimo anno è stato particolarmente difficile perché questo governo ha dovuto fronteggiare una serie di emergenze, ciò nonostante un serio lavoro di programmazione è già stato avviato. Io signora Ministra da mamma, guardo con fiducia all'operato di questo lavoro e questo sta nei fatti. La ringrazio perché, nei fatti, lei sta facendo con il suo di Castero e con questo governo un enorme passo avanti. Grazie. Grazie. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Lupi ed altri che ad oggetto iniziative volte a favorire il programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nell'ottica del raggiungimento dei relativi obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Illustra l'interrogazione l'onorevole Bicchielli di cui ecco firmatario. Prego. Grazie Presidente. Signora Ministra, la componente 1 della missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha previsto il programma garanzia di occupabilità dei lavoratori, il cosiddetto GOL, per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro. Il programma dispone di una dotazione di 4,4 miliardi di euro dai fondi del PNRR e di 500 milioni di euro dal pacchetto di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa e si pone. L'obiettivo è di coinvolgere 3 milioni di beneficiari entro il 2025, di cui 800 mila in attività formative. L'attuazione del programma è realizzata dalle regioni sulla base di piani regionali approvati dall'AMPAL, è un ente pubblico che è sotto la sua vigilanza, e le recenti modifiche al reddito di cittadinanza rendono necessarie azioni più efficaci per inserire nel mercato del lavoro le persone disoccupate e considerate occupabili. Secondo i dati pubblicati nell'ultima nota di monitoraggio Goli, il tasso di occupazione a 150 giorni dall'ingresso nel programma è pari al 21,6%. Concludendo, le chiediamo quali iniziative intende assumere, per quanto di sua competenza, per favorire l'attuazione del programma e il raggiungimento dei propri obiettivi e traguardi previsti dal PNRR, in particolare nelle regioni che presentano tassi di disoccupazione superiori alla media nazionale. Grazie. Sentiamo la risposta della Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvina Calderone. Prego. Grazie signor Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti per aver sollevato un quesito inerente all'attuazione del programma. Garanzia occupabilità lavoratori che si inserisce nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza per il quale sono state allocate risorse pari, come dicevamo, a 4,4 miliardi di euro. Il programma rappresenta un'azione di riforma per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro che si pone l'obiettivo entro il 2025 di coinvolgere in percorsi di sostegno 3 milioni di beneficiari in cerca di lavoro, di cui 800 mila in attività formativa delle quali relative alle competenze digitali. Gol è attuato dalle regioni e dalle province autonome, l'ANPAL monitora il programma e vigila sull'attuazione degli interventi da parte delle stesse. Gli obiettivi intermedi sinora raggiunti dal programma sono stati finora superiori a quanto concordato con la Commissione europea. A dicembre del 2022 Gol aveva già raggiunto oltre 700.000 individui a fronte dei 300.000 programmati con la relativa sottoscrizione di un patto individualizzato a seguito di un servizio di assessment e di profilazione. Dal monitoraggio svolto da Ampal fino al 31 marzo 2023 risultano 144.874 beneficiari coinvolti nel programma goal pari al 33,6% del totale che hanno concluso nel periodo oggetto di analisi individuato nei 150 giorni successivi alla presa in carico, almeno un contratto di lavoro. Permangono anche rilevanti differenze a livello territoriale che riflettono, in larga misura, le diverse condizioni del mercato del lavoro nel nostro paese, influenzate da diversi fattori, quali ad esempio la stagionalità e la dislocazione delle imprese sui territori. Proprio per queste ragioni, uno dei principali obiettivi di Gol è quello di garantire il tutto il territorio nazionale un più efficace dei servizi per il lavoro attraverso una maggiore prossimità ai cittadini e l'integrazione efficiente con le politiche attive regionali. A tal fine il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali favorisce un'offerta più qualificata nelle politiche della formazione che superi l'approccio standardizzato e indifferenziato attraverso la personalizzazione degli interventi e la costruzione di specifici percorsi formativi. Per una più efficace strategia occupazionale deve essere realizzata la sinergia tra sistema pubblico e privato rendendo strutturale la cooperazione tra i servizi pubblici e le agenzie per il lavoro. Reputo il programma Goal uno strumento importante da utilizzare per migliorare l'inserimento lavorativo delle persone, in particolare i percettori di ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito, i lavoratori fragili e chi non ha un impiego. Proprio per questo motivo, nel recente de de decreto legge numero 48-2023, al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, il Governo ha previsto che per le nuove misure in materia di inclusione sociale, attivazione lavorativa, l'assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro, il patto di servizio personalizzato possa prevedere la ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal programma GOL. Il decreto lavoro sul punto introduce un complessivo sistema di presa in carico dei lavoratori più efficace, moderno e controllato con la previsione della sinergia di tutti gli attori del mondo del lavoro. Il citato coordinamento con il programma GOL dimostra che il Governo continua a dedicarsi con attenzione e con il massimo impegno nella messa in atto di iniziative finalizzate a migliorare la qualità e le tutele dell'occupazione, in particolar modo quella giovanile e femminile anche valorizzando i momenti di formazione e riqualificazione professionale. Grazie, due minuti per la replica. Onorevole Bicchielli, prego. Grazie, grazie signora Ministra eh, della sua risposta, una risposta precisa, puntuale, preziosa per il nostro eh, lavoro e possiamo sicuramente ritenerci soddisfatti. Ancora una volta il eh, Governo di centrodestra dimostra che mantiene gli impegni che abbiamo preso in campagna elettorale e tra questi sicuramente uno degli impegni più importanti era quello di dare lavoro ma di dare dignità al lavoro, dignità ai giovani. Lei prima parlava in un'altra interrogazione dei NET, i giovani che non sono stati mai interessati dal mondo del lavoro e della formazione, soprattutto in un momento in cui noi abbiamo deciso... Di, di dare dignità, di dare occupazione, occupazione reale agli occupabili e non il cosiddetto reddito di cittadinanza. Un sussidio, si utilizza un termine, il parola reddito, che come eh, lei, lei sa è legato a una prestazione lavorativa. Eh, invece eh, il lavoro, soprattutto quello del GOL, sicuramente ha dimostrato che c'è la capacità, la possibilità eh, di rilanciare l'occupazione in Italia e di combattere... Eh, la disoccupazione eh, abbiamo appreso con, eh, con favore eh, che gli obiettivi che ci eravamo proposti che il governo si era proposto sono stati eh, non solo raggiunti ma superati e siamo, siamo, siamo convinti che andrà, eh, andrà ancora meglio soprattutto perché abbiamo visto che con intelligenza perché l'Italia è un paese molto diverso state attuando una politica del lavoro differenziata e non standardizzata. Grazie Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione presentata dai deputati Scotto ed altri che ha ad oggetto iniziative di competenza volte a favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro anche attraverso la previsione di misure di premialità. Onorevole Scotto può illustrargli nella sua interrogazione un minuto, prego. Grazie, grazie Presidente. Signora Ministra, avete annunciato Urbi e Torbi? che non approverete mai un salario minimo legale che stabilisca una soglia sotto la quale il lavoro equivale a sfruttamento. Avete inoltre negato la possibilità di varare una legge sulla rappresentanza che contribuisca a spazzare via i contratti pirata che hanno precarizzato ulteriormente il mercato del lavoro. Dite invece di voler rafforzare la contrattazione collettiva. Tuttavia al momento non c'è nemmeno uno straccio di iniziativa per rinnovare i contratti, alcuni dei quali scaduti addirittura da un decennio. Signora Ministra, ci sono quasi 7 milioni di lavoratori che aspettano rinnovi che non arrivano. Prima o poi ve ne occuperete? Sentiamo la risposta della Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvina Calderone. Prego, signor Ministro. Grazie Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti. Il tema della contrattazione collettiva rappresenta una questione centrale ai fini della garanzia di livelli salariali adeguati sia rispetto alla qualità della prestazione lavorativa che al contesto socio-economico di riferimento. Come ho già avuto modo di ricordare in recenti analoghe occasioni, nel nostro ordinamento la determinazione di un'adeguata retribuzione non è rimessa alla legge, ma è demandata alla libera negoziazione delle parti sociali attraverso lo strumento della contrattazione collettiva, chiamata a definire in base al settore e a livello di inquadramento dei lavoratori le condizioni giuridiche ed economiche applicabili. La complessità dell'ordinamento italiano in materia rende dunque indispensabile approfondire con rigore e cautela il tema posto dagli onorevoli interroganti. Il problema dell'adeguamento dei livelli salariali è una preoccupazione del governo ben consapevole del progressivo impoverimento delle famiglie italiane a causa di politiche economiche e sociali passate non efficaci e da ultimo dell'elevata spirale inflazionistica. Il Governo ha messo in campo, sin dalla recente manovra di bilancio, numerosi e significativi interventi a tutela del potere d'acquisto delle famiglie e dei lavoratori, tra i quali il rinnovo del taglio di due punti percentuali del cuneo fiscale contributivo e l'aggiunta di un ulteriore punto al taglio contributivo per i redditi più bassi. A ciò si aggiunge quanto previsto nel decreto legge 48 del 2023 nel quale il Governo consapevole delle difficoltà in cui versano le famiglie italiane ha disposto l'ulteriore taglio del cuneo contributivo fino a punti percentuali per chi ha redditi fino a 35.000 euro e fino a 7 punti percentuali per i redditi più bassi fino a 25.000 euro destinando tutte le risorse rinvenute dal DEF oltre 4 miliardi di euro a questa operazione. Tali interventi sono coerenti con il più generale obiettivo del Governo di garantire retribuzioni dignitose e un percorso di crescita economico e di allo delle Come ben noto agli onorevoli interroganti abbiamo ereditato una situazione di contratti collettivi complessa. Infatti numerosi sono i contratti collettivi nazionali di lavoro scaduti e non rinnovati anche da molti anni. È da qui che occorre ripartire, valorizzando e rilanciando gli strumenti di tutela previsti dai contratti al fine di advenire in un mondo del lavoro in continuo cambiamento a soluzioni utili a ridurre la conflittualità tra lavoratore e datore di lavoro. La contrattazione collettiva, che attualmente vede più dell'85% dei lavoratori coperti, ha garantito l'introduzione <coughs> di una serie di misure. Che negli anni hanno portato giovamento ai lavoratori TFR, malattia, ferie, permessi, tredicesima, quattordicesima previdenza complementare e sanità integrativa. Questo sistema implica già in molti casi che i salari, i salari siano più alti di un'ipotetica soglia minima. In questa prospettiva, l'intenzione del governo è di estendere i contratti collettivi anche a settori lavorativi non ancora censiti. L'attivazione di percorsi interlocutori tra le parti non coinvolti nella contrattazione collettiva nonché l'estensione. La dell'efficacia dei contratti collettivi nazionali, comparativamente più rappresentativi, rappresentano opportunità e buone soluzioni per garantire un livello dignitoso del salario. Confermo altresì che stiamo approfondendo gli strumenti normativi più idonei a facilitare l'efficace soluzione della problematica del puntuale rinnovo dei contratti collettivi, anche individuando forme di tassazione agevolata dei frutti della contrattazione e degli aumenti salariali in base alle risorse disponibili in bilancio. Infine, sul tema, un campo di azione sarà rappresentato nell'immediato futuro dal recepimento della Direttiva europea sul salario minimo da ultimare entro il 15 novembre 2024 che pur finalizzata a garantire ai, lavori, ai lavoratori dell'Unione europea condizioni dignitose non stabilisce una soglia europea di salario rimettendo proprio alla contrattazione collettiva il compito di individuare l'importo minimo. Dovremmo concludere. A concluso la ringrazio. E prima di ascoltare la replica del deputato Scotto, fa piacere salutare i giovanissimi allievi dell'Istituto Comprensivo Raffaele Iozzino di Casola di Napoli e quelli un po' più cresciuti dell'Istituto Tecnico Molinari di Milano. Adesso ascoltiamo la replica del deputato Scotto. Prego, onorevole. Grazie, signor Presidente. La risposta è inadeguata e notarile. Vede, non si può dire approfondiremo. Ci sono milioni di lavoratori che aspettano e aspettano da tempo la formazione professionale 10 anni, la vigilanza 7 anni, i lavoratori del pubblico impiego e dunque tocca a lei, tocca al governo, aspettano da tempo il rinnovo del contratto e nel documento di economia e finanza non avete messo un euro sul rinnovo del contratto del pubblico impiego. Dunque quando ci viene a smontare l'impalcatura e il salario minimo, dicendo che è lasciato alla libera contrattazione, deve anche rispondere che farà qualcosa in quella direzione. E invece avete un'idea di un governo che semplicemente si limita a registrare i problemi. Le aggiungo che il cuneo, come lei ben sa, non è strutturale. Ed è temporaneo, per stessa ammissione del ministro Giorgetti. Allo stesso pe tempo, però, da sapienti manipolatori, avete varato un provvedimento che abusivamente porta il nome del primo maggio, ma non si è mai visto un primo maggio dove si tagliano i soldi per i poveri, dove si liberalizzano i contratti precari, dove si aumentano i voucher. Per fortuna c'è la Costituzione, articolo 36 a stabilire che il lavoro deve essere ben retribuito e, per fortuna, ci sono i tribunali che lo fanno applicare, perché se dipendesse da voi, la Costituzione verrebbe bullizzata quotidianamente, come dimostrano anche alcuni tentativi di mettere tutto il potere nelle mani dell'uomo o della donna sola al comando. Noi saremo a fianco di quei lavoratori che chiedono diritti, salario, retribuzione. Grazie, a così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 65, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato a resoconto stenografico della seduta odierna. Abbiamo un intervento di fine seduta richiesto dall'onorevole Riemma che ha facoltà di intervenire. Prego. Grazie presidente. Intervengo perché domani ci sarà la procedura di confronto tra i sindacati e la FCA Service del gruppo Stellantis. Parliamo di una cessione ramo d'azienda che interessa circa 180 lavoratori. Di questi 180 lavoratori i, I lavoratori che fanno capo al sito torinese sono stati riassorbiti all'interno del gruppo e quindi sostanzialmente non vengono toccati da questa cessione, mentre per i soli 28 lavoratori eh, del sito di Pomigliano d'Arco si parla di una eh, cessione ad un'azienda straniera non meglio precisata per un solo anno. Ebbene, Presidente, il timore è che dietro questa operazione in realtà c'è una discriminazione territoriale. Non si capisce come dei lavoratori che tra l'altro sono dello smart working, quindi non c'è una questione diciamo, di sito, di appartenenza. Una parte, quelli diciamo, appartenenti al nord, devono essere tutelati e garantiti, mentre gli altri 28 che tra l'altro molti di loro eh, lavorano per l'ex gruppo Fiat da oltre 20 anni, devono essere buttati via senza neanche una spiegazione. Per questo noi de depositeremo un'interrogazione e monitoreremo tutta la questione. Grazie. Grazie a lei, peraltro la Ministra del Lavoro ha ascoltato il suo intervento, quindi è una fortuita ma efficace domanda coincidenza. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 15 maggio 2023 alle ore 12. La Camera si riunisce per dare seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Grazie a tutti, la seduta è tolta.